Ciao a tutti ragazzi, bentornati su Game Busters e su Marvel Spider-Man. Allora, stiamo andando a fare una missione secondaria che si trova a 173 metri, che è Compagni di College. Andiamo. Spider-Man. Ok. Eccoci, eccoci. Un attimo. E dai. Abbiamo Compagni di College. Spider-Man, ho bisogno d'aiuto. Il mio compagno di stanza è Dimmi, dimmi. scomparso dalla festa di Halloween. Ok, nome? Chi l'ha visto per ultimo? Si chiama Carlos. Ho analizzato i social con un programma di riconoscimento facciale. E guarda cosa ho scoperto. Brillante. Come ti chiami? Philip Chang. Ok, Philip. Troverò Carlos. E se viene a sapere di altre sparizioni, avvertimi subito. Ok. Devo trovare il posto che appare in questa foto. Si vede la Statua della Libertà, quindi deve essere parecchio a sud. E lontano dall'università. Forse nel distretto finanziario. Spidey, lancio una ragnatela. Ah, ma lo devo trovare proprio così, a crudo. Fatemi capire perché forse non sono pronto per farlo. Alberi sull'acqua. L'edificio deve essere vicino a un parco. Allora, vediamo un attimo dalla mappa. La Statua della Libertà dovrebbe stare qua, immagino. Ha detto parecchio a sud e lontano dal distretto finanziario. Iniziamo ad andare verso il distretto finanziario e vediamo. Philip, sto cercando il posto della foto. Quando l'hanno scattata? Il file risale a mezz'ora fa. Sei in gamba. Hai sviluppato da Ah, là solo c'è il la. rilevatore facciale. C'è la so, c'è il sole là. Di tesi. Spero mi aiuti a trovare lavoro. Se funziona, conta su di me per una referenza. Vediamo. Vediamo dove siamo. Parecchio a sud, quindi da queste parti qua secondo me dovrebbe essere. È una terrazza attrezzata. Andiamo. Una terrazza attrezzata, ma ce ne stanno tantissime però qua. Vediamo più o meno dove siamo. Continuiamo a scendere, dai. Andiamo da queste parti. Allora, Statua della Libertà. Non sarà facile, non sarà facile per niente. Vediamo queste terrazze. Essere a sud della ESU, forse nel distretto finanziario. Stiamo nel distretto finanziario, giovane. Andiamo verso Battery Park, dai, andiamo a vedere di là. Cerchiamo di capire un attimo dove sta almeno la Statua della Libertà. Così io da questo mi regolo, no? No. Chi ha fatto il costume? Ehi, come andiamo? Questo posto non è vicino alla Eccolo ESU. qua. Devo andare a sud. La zona sembra questa. Sta andando a fuoco però. Che è sto fuoco? Abbiamo Si trovato? comportano come gli studenti alla festa di Halloween. Martin Lee deve averli corrotti. Vabbè, sono contento che l'abbiamo trovato, però, dai. Il fuoco di Pampa. Devo fare in fretta. Facciamo in fretta. Ah, ce ne stanno parecchi però. Dai, su. Alla fine sono studentelli praticamente.
Questo era l'ultimo. L'hai finiti? Ok. Ha chiamato direttamente i pompieri, giustamente. Cos'è successo? Andava tutto bene, poi una rabbia atroce. Non riuscivo più a ragionare. Ora è finita. Ma eviterei internet, almeno per qualche tempo. Eh sì. Va bene, allora, compagni di college completato, 1500 punti e una nuova missione secondaria completata. Vediamo un attimo. Deve scusarmi, l'autobus ha avuto un guasto, non c'erano taxi, sarò lì appena possibile. Andiamo da Otto prima che si incazzi. Questa è una nuova missione principale, giusto? Vediamo un attimo. E non sta lontanissimo. Vincoli inscindibili, stavo leggendo imprescindibili. Vediamo qual è. Il dottor Octavius sta per rivoluzionare il mondo della scienza. Il futuro è alle porte. Vediamo. Andiamo. Ok, siamo quasi arrivati, dai. Eccoci, dottore. Eccoci qua. Andiamo a lavorare, va? Aggiustiamoci i capelli e andiamo. Ehi, scusi il ritardo. Buongiorno. Eccoci, Doc. Buonasera. Ah, non importa. Giustamente, sta sempre chiuso qua dentro. Subito. Allora, controlliamo i neurosensori. Sta in mano all'arte, dottore. A interfaccia neurale diretta. Allora, tempo di risposta attuale, tempo di risposta obiettivo. Ok, forse riesco a ottimizzare il commutatore. Proviamo, dai. Ok, allora. Perfetto. Ok, procediamo oltre. Allora, adesso tempo di risposta 4,9 millisecondi. Quindi sempre più difficile. Rilevo impedenza sul circuito del neurosensore. Infatti l'avevo notato anche io, in effetti. Bene, sempre più difficile. Allora, voltaggio obiettivo deve essere 4 e noi siamo già a 3. Di qua non si va, di qua non si va, quindi giriamolo di qua. Ok, ci siamo riusciti. Finito. Tempo 3.6, perfetto. Obiettivo raggiunto. No, ancora no. Il rapporto segnale-rumore è sballato. Un nuovo processore ridurrebbe il ritardo. È vero, guarda, ci stavo pensando anche io. Allora, voltaggio attuale 0, voltaggio obiettivo 5. Questo è bello complicato, allora, vediamo un po'. Ok, siamo riusciti, è stato molto complicato. 2.8 come tempo di risposta. Abbiamo addirittura migliorato. Perfetto. Ci sono, Doc. 2,8 millisecondi. Bel lavoro, Peter. Grazie, grazie. Proviamolo, su. Siamo pronti per fare la scienza? Fantastico. Sì. E
Io non riesco a farlo con le mani mie, figuriamoci con le mani robotiche. Sì, direi che è abbastanza clamorosa come cosa. Sta contento, Doc? Un discreto successo. Beh, direi di sì. Incredibile. Che succede? La aiuto. Sì. Che non si toglie più, si è incastrato? Che c'è, dottor? Doc, che succede? È così evidente? Certo che è evidente. Un disordine neurologico degenerativo. Forse è causato da sostanze tossiche con cui lavoravo durante la gioventù. Mi dispiace, posso aiutarla? Lo fai già? L'aspetto peggiore è che colpisce soltanto i muscoli. La mente continua a funzionare. Ma non basta più. Sei l'unico a saperlo. Manterrai il segreto. Ma certo. Vabbè, il segreto in buone mani, dai. Forse dovresti cercare un posto più stabile. Sono venuto a lavorare per lei per quello che ha qui dentro. Le sue idee restano. E vale anche per me. Che bel momento, che bel momento. Bravo Doc, sei stato molto bravo. Peter, prima che mi dimentichi, ho letto un articolo molto interessante, descrive le possibili evoluzioni delle interfacce neurali. Ah, bene, bene. Grazie Doc. Ma sicuramente. Allora, andiamo a vedere, cioè, ci dà un obiettivo nella nostra stanza, no? No, qua dentro. Sì, questa è la nostra stanza? Ecco l'articolo. Interfaccia diretta con i gangli basali. Rivoluzionaria, ma rischiosa. Non lo so, Doc. Una matrice di gallio potrebbe funzionare, ma il rischio di danni resterebbe elevato. Gallio, sei un genio. Non pensare ai rischi, stavolta filerà tutto liscio. Ci avevo pensato anche io al gallio, in realtà. Però a me nessuno mi dà retta. Le condizioni di Doc si sono deteriorate. Di questo passo perderà il controllo delle funzioni motorie entro l'anno. E l'impianto intracranico potrebbe peggiorare la situazione. Con effetti sulla personalità. Mm. Bisogna essere prudenti. Eh sì. Eh sì. Basta, niente che uno quasi trasformi in un mostro. Allora, queste ovviamente le riesco a tradurre tutte serenamente. Sensori estendibili, benissimo, benissimo. Lo posso riprodurre anche qua a casa. Questo braccio meccanico. Peter comincia a sospettare qualcosa. Cerca di nasconderlo, ma ormai è chiaro. Ha notato i tic e il deterioramento delle mie capacità motorie. Ma in fondo sono stato io a pretendere un genio come assistente. Già. Serve solo altro tempo. Il mio lavoro può migliorare la vita a milioni di persone. Salvarle. E può salvare anche me. Ho solo bisogno di tempo. Va bene, il tempo è, purtroppo è nemico di tutti noi. Questo poi lascia i messaggi in giro per non farlo sapere all'assistente. E li lascia proprio in giro nel... Allora, oggi pensi di venire, zia Doc, May? Doc, deve scusarmi, mia zia mi ha appena scritto. Tranquillo, Peter. Pensavo anch'io di concedermi una pausa. Dopo... Ma tu non hai tempo, Doc. Grazie, sarò qui tra poche ore. Ok, andiamo da zia May. Dobbiamo andare da zia May? Allora, vincoli inscindibili, completato 500 punti e saliamo ancora di livello, giusto? Arriviamo a 31, perfetto. Un punto abilità. Zia May? Uè zia, dici. Me lo sei in ritardo? No, a dire il vero sono già per strada. Hai sentito Miles? No, ma sua madre ha detto che stava arrivando. Perfetto, arrivo subito. Ciao.
Vabbè, subito è quanto, insomma, non è proprio subito, perché comunque dobbiamo attraversare la città. Voglio vedere un attimo questa missione. Io mi regolo un po' dai punti abilità che rilascia, per cercare di capire quanto può potenzialmente essere lunga. Vediamo un attimo. Allora, il primo giorno di Miles, questo ci dà 3000 punti. Allora, oggi è il primo giorno di Miles al Fist, devo passare al centro e assicurarmi che tutto sia in ordine, va bene. Direi, visto che questa è andata un po' lunghetta, perché abbiamo fatto pure la missione secondaria, che il primo giorno di Miles ce lo possiamo vedere tranquillamente nella prossima puntata. Io vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti ragazzi.